Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ez e oggi vi farò vedere come sono messo in FIFA Mobile, appunto. Questo appunto è il mio primo gameplay. E prima di iniziare vi ricordo di lasciare like, iscrivervi, commentare, condividere, passare da Instagram. Ci riprovo io, non ce la farò mai, ma ci riprovo. Link in descrizione anche. E direi che possiamo partire con il gameplay dopo due premesse sempre riguardanti FIFA. Ok, allora adesso vi metto da qualche parte, qua davanti a me, non lo so, due screen. Uno di quando avevo 23.000 crediti, quindi prima di vendere tutti i giocatori presi dalla compravendita dell'evento di Hazard, e uno dopo averli venduti. E voi direte, adesso che vi faccio vedere, 8 milioni, ma sono tantissimi. E io vi dico, sì, sono tanti, ma se non fosse ne ho persi 4, perché appunto io ne avevo spesi 12 perché volevo prendermi Kevin De Bruyne o Totti, per questione di amore. Però ne ho persi 4. No, sad story. Oh, ne ho persi 4, ragazzi. Quindi con quei 8 milioni vi lascio anche qua lo screen che ho preso Rudiger. Spoiler della squadra fail. So, ancora prima di entrare vi dico un po' di progetti futuri. Ho già fatto un po' di compravendita, non ve la svelo perché questa è mia, mi dispiace, ve la svelerò alla fine quando avrò fatto tutto, ma vi svelo solo che ieri ho comprato dei Lombardi, un giocatore che si chiama Lombardi 75, tutti sotto i 100.000, li ho rivenduti oggi a 150.000 e quello mi ha portato profitto. Poi ho fatto anche altra compravendita a lungo termine, tra una o due settimane, adesso non mi ricordo bene, dovrebbero profittare tanto. Scusate l'italiano. E questo perché? Perché sto sfruttando l'SBC delle icone, non vi dico altro. Adesso possiamo realmente passare alla mia squadra di FIFA. Ok ragazzi, veloce voglio dirvi che mi scuso, però adesso vedrete la parte dove vi faccio vedere la squadra senza facecam. Perché? Perché l'altro telefono con il quale registro la facecam, che comunque non è un brutto telefono, registra anche bene, benino dai, ha ben deciso, dopo che ho registrato tutto il video, quindi ho fatto tutta la registrazione, quando volevo passare il video da quel telefono a questo per editare, ha ben deciso di non avere più il video, mi ha eliminato il video e non riesco più a riprenderlo perché non so farlo. Sull'iPhone ci sono gli eliminati di recente, su quello no, quindi scusatemi ragazzi, ma niente facecam per la prossima, però ci sarà, ve lo prometto. Scusatemi, okay. Piano, però è perché in questo momento c'è un po' più di gente in casa che potrei disturbare. Prima c'era meno gente perché ho registrato un po' dopo questa parte di video. Scusate anche un po' per la luce che è un po' di meno, perché appunto ho registrato un po' dopo, quindi c'è meno sole appunto. Ho provato a mettere una lampada, ma non è che cambi tanto, diciamo. Allora, ci troviamo appunto in FIFA, come dicevo. Adesso andremo a vedere la mia squadra e dopo basta, perché come primo video direi che basta e avanza, come primo video di FIFA. Allora, andiamo intanto a vedere. Andiamo subito a vedere il portiere, che è Nick Pop, 91 più 10 di potenziamento. Lui è che è un 80 if, pagato 1.080.000 e portato su a 91. È uno dei 3-4 portieri più forti del gioco, perché come potete vedere in questo momento è di 2 metri di altezza. Non sto qui a spiegare i portieri più forti quali sono, magari ve lo spiegherò in un video dedicato portieri, difensori e tutto. E terzino a sinistra abbiamo Alfonso Davis dell'evento rivali Bundesliga, pagato lui 2.900.000 crediti, più 10 anche lui di potenziamento, e nel video dedicato, e magari proprio come prossimo video di FIFA o prossimo video, farò un video dedicato come capire se un giocatore forte in base al ruolo, diciamo più o meno tutti i ruoli più usati, dai. Ok, allora 2.900.000 per Davis. Difensore centrale abbiamo Antonio Rudiger dell'evento Pasqua, 98, comprato con i soldi della compravendita, appunto. Rudiger, poi, che anche lui è molto forte in game, devo ancora provarlo tanto perché ce l'ho da ieri sera. Infatti vi ho fatto dello screen di ieri sera. In game devo provarlo, però come le statistiche è molto forte, magari ve lo faccio vedere. Vedete qua la difesa, poi quando spiegherò nel video
Magari vi farò vedere più dettagliatamente anche Davis e anche gli altri giocatori. Poi abbiamo come altro difensore Cannavaro, Icona. E appunto questi tre giocatori, Davis, Rudiger, Cannavaro, tutti e tre mai allenati, è il loro overall di base, il loro gen di base, in FIFA Mobile si chiama gen. Ok, vi faccio vedere 2 secondi a statistiche. E poi possiamo passare al terzino destro, che è Trimmel, eccolo qua. Anche lui dell'evento Rivali Bundesliga, come Davis. E ecco, mi sono dimenticato di dirvi che Rudiger l'ho pagato 8 milioni e 2, come avete visto prima nello screen. Cannavaro era prendibile nel pass stelle, eccolo qua il negozio stelle. In pratica Cannavaro free to play, quindi senza pagare i soldi veri, sarebbe stato prendibile a giugno, nel pass di giugno. Però io l'ho preso adesso perché ho vinto l'estrazione del contest, scusate se sono uscito, del contest di Viper Simo, che vi lascio il link in descrizione se volete passare a trovarlo, se già non lo conoscete. Appunto, con quei soldi che ho vinto, 11 euro, ho comprato questo pass, ho preso Cannavaro una settimana fa, circa. Poi passiamo già al centrocampo, che come CDC abbiamo un'altra icona, che è Claude Makélélé, preso dalle SBC Icone, pagato 2 milioni e mezzo per fare tutte le SBC, molto forte devo dire, e lui come Cannavaro non sono scambiabili. E mi sono dimenticato una volta ancora di dire il prezzo, che è di Trimmel, che l'ho pagato 2 milioni e mezzo, 92, e l'ho portato su a 95, come potete vedere, eccolo qua. Poi abbiamo esterno sinistro al posto di Hayes, lui, Filip Kostic, evento Rivali Bundesliga anche lui, pagato 2 milioni e mezzo anche lui, più o meno come Davis e Trimmel, molto forte. Faccio vedere le statistiche veloci. E come sempre mi dimentico qualcosa, cioè di far vedere le statistiche di Makélélé, eccole qua. Difensivamente ovviamente fortissimo. E direi che possiamo passare all'esterno destro, che è Gnabry, fortissimo, preso a 2.700.000 dell'ultimo Potm, quindi il giocatore del mese di marzo, appunto, perché quello di aprile esce tra una settimana circa. Come potete vedere, molto forte, soprattutto dopo che ci farò il video dedicato come vedere su un esterno e tutto è forte, capirete che lui è l'esterno destro più forte del gioco, tolte le icone Prime degli scioppone ovviamente. E con questo adesso possiamo finire il centrocampo con il Cioci, che momentaneamente è lui Koné, che comunque è molto forte come Cioci, solo che l'ho preso più che altro per il potenziamento, perché vedete che ha tiro da lontano questo, che è lo stesso potenziamento di lui, di Kostic e di Gnabry. Però ovviamente con i TOTS che escono il 7 maggio proverò a cambiare Icone con un TOTS, magari un Royce, se lo fanno con tiri da lontano, che fa intesa con Gnabry e Kostic, con un qualsiasi CoC forte che avrà tiri da lontano, ma non per forza dei TOTS, può essere anche di qualsiasi evento, basta che sia il più presto possibile, perché come potete vedere ho pochi crediti, quindi non posso comprare nessuno. Poi qua ATT abbiamo Miroslav Klose Icona. Magari non vi sembra forte Klose perché è lento, il tiro è forte ma non è così forte, cioè è molto forte, però c'è di meglio diciamo nel tiro. Però è molto forte di testa, anche perché non è tanto alto, 1,84 m, però l'hanno fatto veramente buggato e di testa le prende quasi tutte, devo dire la verità. Infatti io l'ho lì per quello. E come ultima TT abbiamo Martial, eccolo qua, forte, però c'è di più, ce ne sono di più forti, e anche lui vorrei cambiarlo con un Tots perché sta perdendo colpi, diciamo, lo vedo un po' che arranca. Ce ne sono di più forti anche adesso senza dubbio, però i crediti non li ho, li ho appena spesi per Rudiger, quindi lo cambierò con un Tots. Ok, questa quindi è la mia formazione per le versus attacco. Mentre per le confronto cambiamo, abbiamo questa qua. Abbiamo gli stessi giocatori, Pop, Cannavaro centrale, Rudiger e Trimmel messo difensore centrale perché ho il modulo diverso, il 5-2-2-1. Davis messo Asa e Boyle, questo qui che è fortissimo,
messo Ada perché Ada? Perché c'ha 124 di ritmo, che è tantissimo per un 88, però ha poco tiro e poca agilità, no? Allora lo metto lì Ada perché se serve va su e è veloce, ma quando deve tornare è veloce a tornare, anche se ha poca difesa. Poi abbiamo Makelele Tchitchi di destra, perché essendo Boyle più veloce di Davis, ho preferito mettere Makelele, che è un po' più lento e più difensivo, a destra, mentre Ikoné, che è un po' più veloce, molto meno difensivo, a sinistra, dove ci sono Davis e Trimmel. Insieme a Kostic alla sinistra e Gnabry alla destra. Questo perché? Perché Gnabry è destro, Kostic è sinistro, appunto, mi ricordavo bene. Quindi loro vanno sul fondo, mettono dentro il cross e Klose di testa segna, come vi ho già detto. Perfetto ragazzi, quindi questa era la mia squadra. Lasciatemi un parere nei commenti, vi ricordo di lasciare like, vi ricordo di condividere, vi ricordo di iscrivervi e di passare dall'Instagram, link in descrizione. Per questo video è tutto, Ezio YouTube vi ringrazia e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella!